Per più di un attore è stata un'opportunità, per qualcuno anche un problema, una maledizione. Cesar Romero nella popolare serie televisiva ha rifiutato di tagliarsi i baffi che sono rimasti celati per anni sotto un trucco pesante. Poi è stata la volta di Jack Nicholson che nel Batman firmato da Tim Burton ha offerto un'interpretazione di tutto rispetto. Memorabile anche il Joker di Heath Ledger. Un personaggio oscuro che secondo quanto narra la leggenda avrebbe creato fantasmi nella mente dell'attore che ne avrebbero persino accelerato la prematura scomparsa. Arthur, ti aiuterebbe parlare con qualcuno? Ma quello che accade con questo Joker interpretato da Joaquin Phoenix è qualcosa di completamente diverso. We were going to approach it in our own way. Come ha dichiarato lui stesso, non ci si è ispirati a nulla di quello che si è visto finora. Joker di Joaquin Phoenix si allontana dal fumetto per raccontare il mondo di oggi. Mi diceva che ho uno scopo: portare risate e gioia nel mondo. È un disadattato che vive in casa con la madre in condizioni di povertà estrema, assume farmaci e seguito da una psicoterapeuta. Per sopravvivere fa il clown in strada finché viene aggredito, deriso, picchiato, perde il lavoro, i servizi sociali tagliati lo scaricano e lui ben presto sprofonda nella follia. Guardate questo. Quando ero un bambino e dicevo alle persone che avrei fatto il comico, tutti ridevano di me. E invece adesso nessuno ride. E non ti sei chiesto perché? Ad innescare la miccia ci si mette il popolare conduttore TV interpretato da Robert De Niro, che lo invita nel suo show televisivo per deriderlo, ma in realtà gli dà un'occasione di popolarità. Entrare, mi annunceresti come Joker? Questo Joker interpretato da Joaquin Phoenix parte dalla Mostra del Cinema di Venezia, arriverà dritto dritto all'Oscar e interpreta senza dubbio lo spirito del nostro tempo. È il simbolo di tutti i poveri, disperati, reietti, abbandonati dalla società. Diventa il leader, senza nemmeno volerlo, di un esercito di ultimi. In termini di sovranismi e di populismi, le immagini che vediamo nel film suonano tristemente inquietanti. Non ho mai saputo se esistevo veramente. Esisto. E le persone iniziano a notarlo. E poi c'è la risata inquietante su cui Joaquin Phoenix ha lavorato per settimane. Una risata che ti mette i brividi e che promette di rimanere dentro a lungo.